Buonasera. Esattamente un anno fa, il 3 dicembre 1967, una notizia sensazionale faceva il giro del mondo. Un uomo viveva con un cuore trapiantato. Noi tutti ricordiamo quell'annuncio e ricordiamo quell'emozione che provammo in quel momento, della sorpresa anche per questo intervento che avveniva in un ospedale sconosciuto del Sudafrica e che era stato compiuto da un chirurgo allora altrettanto sconosciuto. Sentivamo di trovarci improvvisamente di fronte a qualcosa di nuovo, a qualcosa che ci toccava tutti da vicino. Certo, la chirurgia ci aveva abituati a tecniche, a interventi sorprendenti, ma il trapianto cardiaco, la sostituzione di un cuore umano con un altro cuore umano rappresentava qualcosa di più e di diverso. Apriva veramente per noi le porte per un mondo nuovo, in un mondo in cui la chirurgia poteva trovare una diversa dimensione, penetrare nel meccanismo vitale più intimo e in fondo trapiantare più ancora che un organo la vita stessa. Quale oggi, a un anno di distanza, il bilancio che si può fare? Sono stati compiuti fino ad oggi, nel giro di un anno, 97 interventi, 43 operati sono ancora in vita. Una casistica che consente oggi di trarre già delle prime conclusioni e anche di vedere meglio nell'avvenire, ed è appunto quello che desideriamo fare questa sera con questa trasmissione. Ascolterete la voce dei protagonisti di questa avventura della scienza, la voce dei chirurghi che nei vari paesi hanno inventato e hanno sperimentato queste nuove tecniche e anche la voce dei pazienti. Ascolteremo da Parigi la testimonianza del domenicano padre Boulogne, che vive da oltre 6 mesi con un cuore nuovo. E qui in studio vi saranno 3 chirurghi italiani che ci aiuteranno meglio a capire i problemi che pone questa nuova tecnica operatoria. Prima di iniziare questo incontro vorremmo però guardare un po' indietro, tornare a quel 3 dicembre del 1967 quando il dottor Barnard effettuò il primo intervento, il primo trapianto su Louis Vaskansky e il collega Giorgio Conte si trovava a quel momento a Città del Capo e quindi fu quindi testimone di questo avvenimento eccezionale. Mi trovai a Città del Capo unitamente ai giornalisti di tutto il mondo e cominciammo a vivere giorno per giorno questa nuova avventura della chirurgia. In quelle giornate abbiamo partecipato da vicino alle speranze e alle ansie di Christian Barnard e naturalmente di Louis Vaskansky. Di quei giorni abbiamo conservato molte immagini ed ora vorremmo mostrarvene qualcuna. Ritorniamo per un istante al 2 dicembre 1967. Con un'ambulanza come questa, il 2 dicembre dello scorso anno, veniva trasportata all'ospedale Grotte Schure una ragazza di 22 anni, Denise Darval, rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto a circa 200 metri dall'ospedale. Il Grotte Schure è un ospedale moderno, molto ben attrezzato e con una scuola medica di primordie. La ragazza viene subito ricoverata nel reparto neurochirurgico. In fin di vita, l'elettroencefalogramma dimostra che vi è ormai la morte cerebrale. Christian Barnard decide che quella era l'occasione che attendeva per effettuare un trapianto cardiaco che era già programmato. Alle 5 del 3 dicembre inizia l'intervento su Louis Vaskansky, un commerciante ebreo di 56 anni, di origine polacca. L'intervento dura circa 6 ore. Alle 11, dopo 5 ore, Vaskansky riprende conoscenza e viene ricoverato nella stanza sterile numero 119. Tutto si è svolto perfettamente, tant'è vero che dopo 5 giorni Vaskansky può sedersi sul letto, mangiare normalmente, scherzare con le infermiere, alzarsi. Naturalmente c'è l'incognita del rigetto. Comincia così un'attesa fiduciosa. Vaskansky migliora giorno per giorno. Questo clima così ottimista permise però a troppa gente di commettere una serie di imprudenze. Tra l'altro l'isolamento di Vaskansky non fu così rigoroso come si richiede in questi casi. Lo stesso Vaskansky aprì la finestra per salutare la moglie. Comunque è difficile valutare se questo abbia potuto incidere sugli avvenimenti che seguirono. Dopo 13 giorni di bollettini medici incoraggianti, il 16 dicembre Vaskansky accusa un malessere. Il giorno dopo si parla di polmonite. Barnard rilascia a noi una dichiarazione in cui ammette che Vaskansky presenta i sintomi di rigetto. Per 3 giorni continua questa attesa,
Barnard a volte è convinto che Vascanzi può superare la crisi, a volte si mostra molto pessimista. Intanto la lotta intorno a Vascanzi continua per la sua sopravvivenza. Il 18 sera alle 19 Barnard dichiara per la prima volta che Vascanzi non ce la farà. Il giorno dopo, alle 6:15 di mattina, il nuovo cuore di Vascanzi cessa di battere. Alle 15:20 del giorno 19 dicembre 1967, in una conferenza stampa, il dottor Burger, sovrintendente del Grottescure, assieme a Christian Barman, dichiara che Vascanzi è morto di polmonite. Si esclude l'azione di rigetto. La diagnosi viene poi confermata dall'autopsia. Questo primo trapianto cardiaco, che è riuscito da un punto di vista chirurgico, provocava nel mondo non soltanto approvazione e ammirazione per Barnard, ma anche molte perplessità. Da varie parti si levarono delle voci di dissenso. Alcuni criticarono il dottor Barnard, altri gli fecero delle precise accuse. Cosa gli si rimproverava? Ebbene, si diceva che un intervento di questo tipo era prematuro perché la sperimentazione fatta su animali non aveva ancora dato risultati abbastanza validi, quindi che non si poteva ancora passare all'uomo. Venne poi la questione, la famosa questione morale della morte del donatore, cioè con quale diritto un chirurgo poteva prelevare un cuore che batteva ancora. E come poteva dirsi d'altra parte certo della morte del donatore, il coma profondo, quello che si chiama l'encefalogramma piatto, poteva essere veramente una garanzia. E allora, per esempio, come spiegare il caso del matematico russo Landau, che dopo mesi di coma profondo poté riprendere conoscenza e recuperare la vita per molti mesi? Tuttavia, tutte queste domande vennero poste al dottor Barnard e alle volte anche in modo crudo. Un medico lo definì addirittura un assassino scientifico. Come si difendeva Barnard da queste accuse e da altre che colpivano direttamente la sua persona? Ecco quello che rispondeva a Sergio Zavoli in un'intervista realizzata nel momento caldo del caso Barnard nel gennaio di quest'anno. Non ha mai esaurientemente risposto, professor Barnard, all'obiezione che lei toglie il cuore a un individuo clinicamente morto, ma che ha ancora in sé lieviti di vita. Perciò non insisteremo nel chiederle se per la scienza un decerebrato è morto. La nostra domanda è se per la sua coscienza è morto. Se davvero volessimo rispondere onestamente, ma si tratterebbe di un paradosso teorico, dovremmo dire che in effetti seppelliamo della gente che è ancora viva. Perché se una persona viene sepolta il giorno dopo la sua morte, ci sono parti del suo corpo clinicamente ancora in vita. Per quanto riguarda la mia coscienza, non ho problemi. Sono convinto che quanto faccio è giusto non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista umano. Mi aspettavo questa risposta. Vorrei insistere. Lei preleva il cuore quando l'individuo non è più rianimabile. L'individuo, non il suo muscolo cardiaco, che può essere mantenuto in vita con la macchina cardiopolmonare. Ma lei sostiene che questo è il cuore di un individuo morto perché è già intervenuta la morte cerebrale. Come spiega, professor Barnard, il caso del fisico nucleare russo Landau, che la macchina cardiopolmonare restituì alla vita con tutte le sue facoltà integre, e del bambino norvegese, annegato, rimasto per 4 mesi completamente decerebrato e poi richiamato alla pienezza della vita? Mi è impossibile esprimere un'opinione su questi casi perché non dispongo dei dettagli clinici. Ritengo comunque che se le persone di cui lei ha parlato fossero state nelle condizioni dei nostri donatori, non sarebbero mai tornate in vita. Perché, professor Barnard, lei ha sistematicamente eluso gli aspetti di ordine morale connessi con i problemi del trapianto? Perché non vedo in che modo i trapianti pongano grossi problemi morali. Qual è il ruolo del medico? È quello di curare i malati. Un paziente si rivolge a lui e da quel momento diventa parte della sua esistenza. Egli deve curarlo dandogli il meglio del suo talento. Deve continuare ad assisterlo finché, come medico, non dispone più di nessun mezzo terapeutico. Dopodiché, anche un medico è un essere umano e non può fare altro. Consideriamo ora il donatore. Questi è il paziente di un certo gruppo di medici, generalmente non lo stesso gruppo che opera il trapianto, i quali continuano a curarlo finché non si rendono conto che non possono fare più di quel che fanno. Quindi il loro compito è esaurito. A questo punto intervengono i chirurghi.
Se sono dell'opinione di poter effettuare il trapianto con un certo margine di sicurezza, hanno l'obbligo morale di farlo, altrimenti, a mio avviso, si renderebbero colpevoli di mancato intervento. Il dottor Callaghan, l'ideatore del motore del cuore, ha così giudicato i suoi interventi. Sensazionalismo medico al suo culmine. Che cosa può dirci a questo proposito? Tutto quello che posso dire è che egli ha il diritto di esprimere la sua opinione, così come io ho diritto alla mia. Mi lasci sperare, tuttavia, che la maggioranza la pensi come me e non come il dottor Callaghan. Bene. Qual è, fra le accuse che le sono state mosse, o i giudizi comunque negativi, quello che lo ha turbato di più, che lo ha colpito di più? I don't think that any of the criticism really disturbed us very much. Mi creda, nessuna delle critiche mi ha turbato molto. Però quello che ci ha maggiormente dato fastidio è stato il sentirci dire che lo scopo recondito della nostra operazione era di fare pubblicità al nostro paese. Nulla di più lontano dalla realtà. Una critica del genere, mossa da medici, mi è parsa di cattivo gusto. Così dunque il dottor Barnard rispondeva alle accuse che gli venivano rivolte e anche alle insinuazioni. Ma la sua miglior risposta, quella che nessuno gli poteva contestare, era quella fornita da immagini come queste. Dunque quest'uomo sorridente è Blyberg, il secondo operato di Barnard. Blyberg vive ora da quasi un anno con il cuore trapiantato e da un anno in lui è cominciata una seconda vita. È tornato in famiglia, ha ripreso le sue abitudini, ha ritrovato la gioia di vivere. Nuota, guida l'automobile, è stato persino multato per eccesso di velocità. Ha superato 5 mesi fa una grave crisi, vincendo un'epatite virale. Il suo volto felice sembra costituire davvero la risposta più eloquente a tutti i dubbi che trapianti di questo tipo possono sollevare. Ma questi uomini che vivono con un cuore trapiantato, come reagiscono a questa situazione nuova? Cosa sentono? Come vedono i problemi umani, anche morali, che queste tecniche chirurgiche sollevano? Oggi, per la prima volta, possiamo ascoltare in Italia la voce di uno dei protagonisti che hanno vissuto questa esperienza, il domenicano francese padre Boulogne, operato a Parigi dal professor Dubost nel maggio di quest'anno. Il per Boulogne ci parlerà dei suoi sentimenti, delle sue speranze e ci porterà soprattutto una testimonianza di grande interesse umano. Cosa ha provato quando ha riaperto gli occhi? Ebbene, ho visto della gente che si indaffarava intorno a me, naturalmente ho visto tutto poco alla volta, dei marziani in camice verde che andavano e venivano. Poi ho visto delle luci, delle lampade e poco alla volta ho ripreso conoscenza. Ho visto le lampade ultraviolette e così piano piano sono rientrato nella vita. Un po' di étonnement de vous retrouver en vie. È stato sorpreso di ritrovarsi in vita? No, veramente no, non ci si rende conto sul momento. La sorpresa viene poi dopo. È stato felice, dice, ma sai, siete talmente occupati che in quel momento non si ha neppure tempo di pensare a questo. C'est-à-dire, je ne sentais plus mon cœur, ça oui, j'ai fait la différence après. Et j'avais l'impression que ça s'est bien passé. Voilà. Au grand étonnement du reste. Pas au étonnement, on l'attendait. Enfin, j'aimais autant être de ce côté-ci. Vous aviez le sentiment d'avoir eu de la chance. Pensa di aver avuto fortuna. Non. Non, quoi, c'était une espèce de poker. On a réussi. No, avevo una fiducia assoluta nella riuscita dell'intervento. Devo dire che ero il solo a essere completamente tranquillo in tutta la vicenda. Gli altri erano più preoccupati di me, io neppure per un momento. Quando ho saputo del primo intervento, ho pensato che mi sarei sottoposto volentieri a un tentativo di questo genere e col professor Dubost decidemmo di compiere questa operazione.
per aprire nuove strade. Come spiega che molti cristiani hanno paura della morte? È naturale che sia così, è naturale che si detesti la morte, si ha orrore di tutto quello che finisce, che è perduto per sempre. Anch'io amo la vita come tutti, la vita è una grande cosa, ma quando la si ha, molto spesso non ci si rende conto di tutto quello che può darci. Basta pensare alla gente che ha tutto e che si annoia, che non sa cosa fare, che non sa come utilizzare la propria vita. Non c'è niente di più lugubre che un nightclub. Spesso è imbarazzante essere di fronte a se stessi. Pensa di essere più vicino a se stesso ora. Certo, penso di aver fatto una traversata, di essere uscito da una grande avventura. Ma sai, è incredibile come ci si adatta subito alla propria condizione, si recupera e ci si installa nuovamente nella vita. Molta gente mi chiede se non mi considero un po' un resuscitato. Beh, direi di no, sono arrivato all'estremo limite della vita, non ero morto, i medici hanno assicurato al mio corpo una continuità. È stato come cambiare il motore di un'automobile, mi hanno messo un motore di un'altra macchina, ecco. Quello che posso dire è che questa esperienza mi ha convinto di una cosa, e cioè quanto sia nobile donare a qualcun altro una parte del proprio corpo per ridare la vita. In fondo bisogna pensare che è più bello dare il proprio cuore a un altro che conservare ancora una parte di vita al proprio corpo, che lasciare che tutto questo venga sepolto, che tutto finisca così nel fondo di una tomba. Ma come si può fare, mi chiedono molti, per lasciare a qualcun altro il proprio cuore una volta morti? Ebbene, io penso che così come si fa un testamento per prevedere un'eredità, come si va da un notaio per lasciare le proprie volontà su come distribuire le proprie sostanze, i campi e la casa, ebbene, nello stesso modo bisognerebbe poter fare con il cuore. Infine, devo dire ancora una cosa. Alcuni mi hanno chiesto se questo nuovo cuore non ha provocato qualche cambiamento in me. Ebbene no, credete, ho ritrovato tutti i miei sentimenti, le mie qualità e anche i miei difetti. Non è cambiato nulla. Forse di nuovo, di ancor più forte, vi è soltanto il sentimento di quanto sia importante una vita umana. Bene, questa era la testimonianza commovente del padre Boulogne, che è stato operato 6 mesi fa in Francia, a Parigi, dal professor Dubost. Oggi, a un anno di distanza dal primo intervento, quale bilancio si può fare? Perché c'è una casistica ormai che comincia a diventare importante. I trapianti sono stati finora 97, i pazienti in vita sono 43, un po' meno della metà. Cioè quasi un uomo su due ha potuto superare questa prova del trapianto. Alcuni naturalmente sono ai loro primi giorni, alle prime settimane della nuova vita, altri però hanno già superato questo momento difficile. Cosa ha insegnato questa esperienza e quali prospettive ha aperto? Bene, recentemente, proprio per rispondere a questi interrogativi, i protagonisti, gli inventori di queste nuove tecniche si sono incontrati a New York, e a New York si trovava in quell'occasione anche Giorgio Conte. Ho potuto radunare tutti questi scienziati in una tavola rotonda che si è svolta all'Americana Hotel di New York. Ci stiamo preparando proprio alla conferenza, questa tavola rotonda. Riconoscibile Xiaomei. Benton Cooley ha 47 anni. È capo del dipartimento chirurgico del San Luca Hospital di Houston nel Texas. Vanta il maggior numero di interventi sul cuore. Ha al suo attivo oltre 5.000 operazioni soltanto per la correzione dei vizi congeniti del cuore. Tradizionalmente, per secoli, il bloccarsi del cuore ha rappresentato la morte e niente altro. Oggi, noi tutti sappiamo che il paziente è morto quando il cervello non funziona più.
Questo spiega le numerose discussioni per un trapianto effettivo. Sapete bene che si può prolungare il battito cardiaco in alcuni pazienti con medicinali, droghe e mediante respiratori meccanici per giorni interi. I chirurghi del cranio, i neurologhi, tutti coloro che hanno modo di osservare fatti traumatici del cranio, hanno dei criteri precisi per stabilire quando un individuo è morto clinicamente. Le pupille diventano fisse, dilatate, senza segno di vita. L'elettroencefalogramma è piatto. In laboratorio si può benissimo rimuovere il cervello e mantenere il cuore in vita con tecniche dette di cooperazione anche per diverse ore. Se aspettassimo che il cuore fosse del tutto fermo, penso che si adotterebbe un procedimento troppo restrittivo per quello che riguarda la vita del ricevente. Questo sarebbe solo un modo di ragionare filosofico e non fisiologico. Una volta che il cervello si è fermato, è perfettamente etico e da farsi procedere alla rimozione del cuore, invece di attendere scioccamente che esso si fermi, cosa che può accadere dopo un certo tempo, pregiudicando così il resto dell'operazione. James Hardy, 58 anni, professore di chirurgia al Medical Center dell'Università del Mississippi. È stato il primo chirurgo al mondo ad effettuare nel 1964 un eterotrapianto di cuore sull'uomo. Il donatore era uno scimpanzé. La durata di questo successo fu limitata a 6 ore. La scienza neurologica a cui il dottor Cooley si riferiva, l'assenza di respirazione, un elettroencefalogramma piatto, le pupille fisse, insieme ad altri svariati elementi, indicano che il cervello è morto e che il cuore si fermerà entro un certo numero di ore o di giorni. A meno che le droghe non prolunghino il battito del cuore per 1 o 2 giorni e forse anche di più. Quando però sono presenti i segni della morte del cervello e vengono giudicati collegialmente da un gruppo imparziale sulla base dell'elettroencefalogramma, ebbene quelle sono le migliori condizioni per eseguire un trapianto. Charles Dubost, 55enne direttore della clinica chirurgica dell'Università di Parigi. Svolge la sua attività all'ospedale Bourgsee. È stato tra i primi in Europa a compiere un intervento a cuore aperto, cioè con l'ausilio della circolazione extracorporea. Io fui in grado di eseguire il trapianto di cuore solo perché nel mio paese fu varata una legge che stabiliva una nuova definizione della morte. Questo è il problema essenziale, dato che la morte è in molti paesi solo definita dall'arresto del cuore. Noi abbiamo dovuto, in previsione di trapianti cardiaci, far formulare una nuova definizione della morte. Ed è bene che tali definizioni siano messe per iscritto, giacché è perché il cuore non ha ancora cessato di battere che noi siamo in grado di effettuare un trapianto, sia di cuore che di altri organi, con una certa sicurezza di successo. Richard Lillelai, ha 60 anni, è considerato uno dei più grandi cardiochirurghi. A lui va il merito di aver iniziato la chirurgia a cuore aperto. Ritengo che la gente dovrebbe essere educata a dare i propri organi, a donarli, una volta che si riscontri non esistere più la possibilità di sopravvivere. Questo perché teoricamente gli organi di un paziente, il cui cervello sia distrutto irrevocabilmente, possono dare una nuova vita a 8 altri individui che hanno un buon cervello, ma uno degli altri organi importanti come cuore, reni, polmoni, fegato, pancreas, irrimediabilmente perduti. Norman Shumway, 50 anni, capo della divisione di chirurgia cardiovascolare della Stanford University School di Palo Alto, in California. È il creatore della tecnica di trapianto del cuore, così come viene applicata attualmente in tutto il mondo. Io ritengo sia necessario, e non è una cosa impossibile, trasportare un donatore da una città all'altra in mancanza di un ricevente d'organo. Recentemente è accaduto che il dottor De Becchi abbia fatto giungere in volo uno dei miei donatori dalla California a Houston. D'altra parte, questo trasporto è possibile raffreddando il cuore ed altri organi, non con delle soluzioni refrigeranti, ma solo con la conservazione in frigo. E con questa tecnica noi possiamo avere circa fino a 6 ore di intervallo utile. La nostra speranza è di ottenere una migliore cooperazione dalle autorità, onde avere la possibilità di trasportare con lo stesso sistema l'intero donatore. Tanto prima si effettua un trapianto, tanto meglio è.
Penso che la maggior parte dei chirurghi siano d'accordo su questo punto. Credo che un'ora di inattività cardiaca sia pressappoco il tempo limite che si può attendere per un cuore normale. Nel trapianto di cuore, il primo segno del rigetto viene individuato in un aumento nel sangue di una sostanza, cioè la lattico-deidrogenasi, che insieme alla leucocitosi ci dice che la reazione è in fase attiva. Il dottor Lower e il dottor Shumway basano viceversa la diagnosi del rigetto sulle variazioni dell'elettrocardiogramma. Noi personalmente non abbiamo mai notato alterazioni specifiche a questo riguardo, neanche nel caso del bambino che pensavamo essere in fase di rigetto e che è morto improvvisamente. Il cuore trapiantato può essere tollerato per periodi lunghi di tempo senza l'uso di una terapia antirigetto. Mi è capitato di essere chiamato una volta dal Giappone dal dottor Water, che aveva effettuato un trapianto di cuore e mi chiedeva una terapia antirigetto, non avendone iniziata alcuna pur essendo stato il trapianto effettuato da alcuni giorni. Adrian Kantrowitz, 60 anni. È direttore del servizio chirurgico dell'Università di Stato di New York. Cardiochirurgo di fama mondiale, è stato il primo, insieme con De Becchi, a studiare l'applicazione del cuore artificiale sull'uomo. È ancora troppo limitata la casistica dei trapianti di cuore di cui disponiamo per poter stabilire dei giudizi specifici sull'insorgenza e sulla gravità della reazione di rigetto in questo caso. Probabilmente fra un anno avremo materiale più abbondante per poter effettuare dei punti di riferimento al riguardo. Per ora possiamo dire che i primi malati del trapianto di cuore avevano un difficile decorso post-operatorio e morivano in pochi giorni. Oggi è incoraggiante il fatto che questo non accade più. Il malato sta bene nei primi giorni dopo l'intervento e ormai sono molti quelli che hanno diversi mesi di sopravvivenza. La terapia è indubbiamente fatta in modo più razionale e gioca un ruolo importante in questi successi. David Blumenstock, 38enne professore di chirurgia al Mary Imogen Bassett Hospital di Corpstown, New York. È tra i più noti studiosi del trapianto polmonare dal punto di vista sperimentale. La reazione di rigetto nel trapianto dei polmoni, almeno per i risultati ottenuti nei pochi casi finora effettuati, non sembra essere così frequente e pericolosa come accade per gli altri organi trapiantati. Il professor Woodruff ha effettuato recentemente un trapianto di polmone e, pur essendo deceduto il paziente, ne è rimasto sorpreso perché non è sopraggiunta alcuna reazione di rigetto. La causa di morte è stata un'infezione. Noi pensiamo che questo trapianto possa essere giustificato sull'uomo in base a questi primi risultati. Sono certo che tra non molto avremo pazienti con lunghe sopravvivenze. David Hume, 52 anni, direttore del Dipartimento di Chirurgia del Medical College della Virginia a Richmond. Ha al suo attivo il maggior numero di sopravvivenze nei trapianti renali da cadavere. Credo che la cosa più importante nei trapianti sia oggi quella di avere un trattamento immunosoppressivo capace di prevenire il rigetto dell'organo trapiantato. Molto successo ha avuto l'uso del siero antilinfocitario, che si è dimostrato particolarmente efficace al riguardo, specie se associato ai trattamenti classici quali il cortisone e l'imuran. Gli aspetti terapeutici sono validi in generale per tutti i trapianti, compresi quelli del rene, del fegato, del pancreas e del polmone. Nei nostri pazienti del trapianto cardiaco abbiamo dato ogni giorno una dose di siero antilinfocitario da 2 a 4 centimetri cubici per i primi 4 giorni, successivamente un centimetro cubico due volte la settimana. L'uso di forti dosi di farmaci antirigetto può provocare gravi complicanze, venendo ad essere fortemente diminuite le difese dell'organismo e quindi facilitare l'aggressione da parte di batteri. Interessante a questo riguardo è un nuovo siero presentato al recente congresso di New York dai dottori Casciani e Cortesini. Credo che il siero antilinfocitario vada iniziato immediatamente dopo il trapianto. La somministrazione non deve essere molto prolungata nel tempo. Il dosaggio e il tempo di trattamento vanno giudicati caso per caso in base all'esperienza di cui si dispone. Il paziente può divenire sensibile al siero anche dopo poche iniezioni. Continuare il trattamento in simili circostanze significa mettere in pericolo la vita del malato. Ritengo che le medicine disponibili per prevenire il rigetto siano oggi abbastanza soddisfacenti dal punto di vista della validità terapeutica.
Nei nostri trapianti abbiamo usato il metatrexate in combinazione con il siero antilinfocitario. Abbiamo interrotto il siero nel 20% dei casi dopo circa un mese dall'intervento. Ciò ha permesso di avere un decorso postoperatorio migliore e un recupero da parte dei pazienti più rapido. Il periodo più breve di sopravvivenza è stato di 3 settimane, mentre la sopravvivenza più prolungata è quella di un malato che vive da 5 mesi e da 3 ha ripreso la sua vecchia attività lavorativa, quella di rappresentante. Tutti i pazienti hanno fino ad ora un cuore ben funzionante. Nessuno attraversa una crisi di rigetto. Il decorso post-operatorio è stato molto regolare, tanto da poter essere considerato perfettamente sovrapponibile a quello di un qualunque paziente sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia di una certa importanza. Tra tutti i trapianti d'organo finora effettuati nel mondo, cuore, fegato, pancreas, milza, polmoni, reni, quest'ultimo è quello in cui si hanno possibilità concrete basate sull'esperienza di avere le più lunghe sopravvivenze. Penso però che il cuore, il fegato, il polmone e gli altri organi trapiantati possano sopravvivere a lungo come il rene. Tutti i trapianti hanno dal punto di vista della sopravvivenza un comune denominatore che è quello immunologico. Paul Terasaki, ha 37 anni, genetista all'Università di Los Angeles, in collaborazione con Starz dell'Università di Denver, per primo al mondo ha praticato l'istocompatibilità per assicurare l'affinità dei tessuti tra donatore e ricevente. Al problema immunologico cui fa riferimento il dottor Hume, aggiungerei quello immunogenetico, cioè l'istocompatibilità. Il dottor Cooley non attribuisce molta importanza all'istocompatibilità, cioè all'affinità tra i tessuti del donatore e del ricevente. Egli afferma invece che il successo del trapianto di cuore dipende essenzialmente dalla tecnica chirurgica. Questo è possibile specialmente nei primi periodi del trapianto. Durante i primi 6 mesi o addirittura il primo anno, probabilmente è molto importante che l'operazione sia tecnicamente bene eseguita e che il malato sia ben seguito dal punto di vista del trattamento antirigetto. La istocompatibilità in questo caso rappresenta solo un fattore secondario. Nel trapianto di rene, dove abbiamo una maggiore e più lunga esperienza clinica, è chiaro però che l'istocompatibilità condiziona indubbiamente una lunga sopravvivenza, come appunto si vede nei trapianti renali tra consanguinei. Io sono certo che anche per il cuore, per il fegato, come per gli altri organi trapiantati, le sopravvivenze oltre un anno saranno anch'esse legate alla maggiore o minore affinità dei tessuti del donatore e del ricevente. Theodor Kupar, 36 anni, direttore dell'Istituto Nationale del Cuore di Bethesda, nel Maryland, noto per le sue statistiche nel campo dei trapianti. 80.000 persone l'anno nei soli Stati Uniti sono candidati potenziali per un trapianto di cuore. Se rapportiamo la cifra per il mondo, raggiungiamo un numero da vertigine, oltre 3 milioni e mezzo. Per soddisfare queste esigenze, noi anticipiamo che circa 1 su 3 dei potenziali morti per cause cerebrali o traumatiche deve essere disponibile quale donatore. Kit Risma, ha 48 anni, capo del Dipartimento di Chirurgia dell'Università dell'Utah, a Salt Lake City. È stato il primo al mondo ad effettuare l'eterotrapianto di rene da scimpanzé ad uomo. Noi abbiamo lavorato molto sull'eterotrapianto e precisamente per 8 anni. Noi siamo in grado di dimostrare che alcuni di questi organi possono funzionare come quelli umani una volta trapiantati nell'uomo. Alcuni studi sull'eterotrapianto hanno mostrato che i nuovi mezzi di immunosoppressione sono indicati come efficaci in questo tipo di trapianti. Questo naturalmente fa aumentare le possibilità di successo. La massima applicazione di questi trapianti la vedo unicamente negli organi unici, cioè cuore e fegato. Vedo un altro vantaggio nel non usare organi umani nei trapianti, già che se si usa un organo umano è necessario che una persona che ha bisogno di un nuovo cuore o di un nuovo fegato faccia coincidere le sue esigenze terapeutiche con il preciso momento in cui un'altra persona sta morendo per altri motivi, ma che abbia un cuore o un fegato sano. Da ciò si può capire come il chirurgo, in questi casi, non possa programmare l'intervento e quindi si trovi nella necessità di operare in uno stato di emergenza. Al contrario, se noi disponessimo di un parco di donatori rappresentato da primati subumani, quale è ad esempio una colonia di scimpanzé, si potrebbe scegliere dal gruppo di questi animali uno che fosse particolarmente adatto per un certo malato.
In tal modo l'intervento verrebbe frazionato a distanza e di conseguenza la preparazione del malato sarebbe migliore. Abbiamo ascoltato finora le opinioni di vari chirurghi di diversi paesi che ci hanno parlato dei problemi connessi ai trapianti, problemi che sono vari, abbiamo visto, di immunologia, di tecniche chirurgiche, di donatori, di conservazioni d'organi. Vorremmo ora tentare di fare un po' un bilancio d'insieme e affrontare poi anche una serie di problemi che ci riguardano più da vicino e quindi per questo abbiamo invitato in studio tre notissimi chirurghi italiani. Il professor Pietro Valdoni, direttore della prima clinica chirurgica dell'Università di Roma, il professor Paride Stefanini, direttore della seconda clinica chirurgica dell'Università di Roma, e a Torino si trova il professor Actis Dato, capo del reparto di cardiochirurgia della clinica chirurgica dell'Università di Torino. Vi ricorderete che hanno partecipato tutti all'incontro con Christian Barnard organizzato dal telegiornale nello scorso gennaio. Quindi, professor Valdoni, secondo lei quali sono i punti fermi che sono stati acquisiti in questo primo anno di tecnica di trapianto? Mi pare che il più importante sia la dimostrazione pratica che la tecnica del trapianto come immaginata ed eseguita sperimentalmente da parecchi anni dallo Shumway è una tecnica ormai affermata e che si può seguire senza difficoltà e senza titubanze. Poi mi è sembrato molto importante che il problema della istocompatibilità tessutale, che è tanto importante per il trapianto renale, lo è molto meno per il trapianto di cuore, tanto che generalmente ne viene fatto a meno. Naturalmente non si può fare a meno della determinazione del gruppo sanguigno, il che è importante in fondo da un punto di vista pratico, perché quando si progetta un trapianto di cuore, evidentemente non sapendo quale sarà il datore, è necessario di avere pronti ricevitori che appartengono a più gruppi e quindi scegliere fra questi quello che ha lo stesso gruppo ABO, secondo il sistema ABO, di quello che sarà il datore. Quindi l'applicazione pratica impone di avere a disposizione sempre almeno 3 o anche 4 individui pronti a questo intervento. Poi un altro dato, sembra anche questo molto importante, anzi estremamente importante, è che è quello che riguarda la scelta del donatore. Il donatore deve essere un uomo giovane, deve essere un uomo che abbia un cuore in perfette condizioni, deve essere un uomo in cui il cuore batta e quindi implica, come abbiamo sentito affermare da parte dei colleghi americani, implica il fatto di sostituire a quella che è la determinazione del concetto di morte, fino ad ora con la cosiddetta tanato elettrocardiografia, cioè l'arresto elettrico dell'attività cardiaca, di sostituire questo concetto che è affermato dalla legge con il nuovo concetto che la morte viene determinata dalla curva piatta dell'elettroencefalogramma, cioè il cervello viene considerato morto, ma il cuore e gli altri organi sono vitali, anzi molto ben vitali, perché evidentemente trapiantare un organo quando è morto vero, significa non poter riuscire. E poi mi sembra che un altro dato molto importante sia stato raggiunto, e cioè la dimostrazione dell'efficacia che ha il siero antilinfocitico, o meglio ancora le globuline antilinfocitiche, perché la somministrazione di notevoli quantità di siero può creare dei danni, come si è visto, ed essere causa per se stessa dell'insuccesso. Ecco, qui possiamo dire in conclusione risultati incoraggianti per quanto riguarda l'immunologia e la necessità di utilizzare dei cuori giovani perché il trapianto possa avere un buon successo. Giovani e vivi, aggiungerei. Professor Stefanini. Ma io direi che in complesso, d'accordo perfettamente con quanto ha detto il professor Valdoni, il bilancio di questo primo anno di attività di trapianti cardiaci si possa considerare nettamente positivo. Infine, avere 43 casi
di sopravvivenza su 97 soggetti trapiantati, anche se molti di questi lo sono, sono sopravviventi soltanto da poco tempo, è un bilancio decisamente positivo. Per quanto riguarda la tecnica, è ormai standardizzata, sembra, e io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il professor Valdoni. Per quanto riguarda la tipizzazione, forse non penso che si debba tener conto della tipizzazione per quanto possibile, naturalmente. Ora è accaduto nella pratica, perlomeno per esempio per i malati, per molti dei malati trapiantati in America, Houston, che la tipizzazione è venuta dopo che il trapianto era di fatto avvenuto e si è visto. Scusi, vuoi precisare cos'è la tipizzazione? La tipizzazione dei tessuti è il modo di studiare l'affinità genetica tra il donatore ed il ricevitore, dato che quanto maggiore è l'affinità genetica, tanto maggiore è la probabilità di successo, prevalentemente di successo a distanza. Ora, in effetti, si è visto che l'affinità genetica fra i donatori ed i ricevitori di cuore non è stata che rarissime volte accettabile, buona. Perlomeno non è stata pari a quella che si ritiene essere un'affinità importante e utile ai fini dei trapianti di rene. Però il punto è questo, è probabile che quando saremo in condizioni di fare dei trapianti fra soggetti con affinità genetica più spiccata, i risultati possano essere migliori, perché è fuori dubbio che una grandissima parte degli insuccessi che si sono avuti nel trapianto di cuore è legata direttamente al rigetto. Ecco, naturalmente poi ci manca ancora un arco di tempo sufficientemente vasto, per quanto un anno lo sia già, per considerare meglio queste reazioni su una durata più lunga. Esatto, e manca proprio un tempo lungo per giudicare della eventualità dell'insorgenza a distanza di tempo del rigetto cronico. Come cosa sosteneva quel professore giapponese. Esatto, Terasaki. Terasaki è uno dei più illustri, competenti, esperti di tipizzazione. Terasaki venne anche a Roma l'altro anno a fare una conferenza su questo problema al nostro primo congresso della Società Italiana dei Trapianti, ed è quello che ha fatto tutti i tipaggi, diciamo così, dei trapiantati di Cooley di Houston. E in effetti una grande affinità genetica non c'era in questi casi fra donatore e ricevitore. Però è chiaro che questa differenza genetica può manifestare le sue conseguenze a distanza di tempo da una parte, e poi se è stata causa subito dopo l'intervento di quei casi di morte per rigetto che si sono avuti. Comunque, naturalmente, questa è una cosa che si potrà verificare soprattutto in avvenire. È chiaro. Con l'andare del tempo. Sentiamo a proposito il professor Actis Dato, come vede lui questo bilancio del primo anno. Penso che la scoperta più importante di questo primo anno sia stata quella del siero antilinfocitario. L'applicazione del siero antilinfocitario ha portato ad aumentare il numero dei successi nel campo dei trapianti cardiaci. Indubbiamente, se non si fosse impiegato il siero antilinfocitario, non si sarebbe arrivati a mantenere in vita così a lungo questi pazienti che hanno sopravvissuto finora all'intervento. Indubbiamente anche questi pazienti sopravvissuti per ora hanno ancora un avvenire minato da prospettive anche di rigetto, da prospettive di complicazioni sia per fatti infettivi sia per fatti emorragici interni, come si sono verificati in alcuni casi. Naturalmente solo i mesi e direi gli anni potranno dirci fino a che punto l'impiego del siero antilinfocitario e l'impiego degli altri immunosuppressori e dei cortisonici potranno far sopravvivere a lungo questi pazienti. Il punto che io vedrei più importante e cruciale allo stato attuale dei trapianti cardiaci è quello delle indicazioni al trapianto, cioè per me non esistono problemi di donatore, non esistono problemi, diciamo così, etici in senso lato, esistono eminentemente dei problemi relativi al ricevente, cioè noi dobbiamo porre allo stato attuale dei risultati che abbiamo osservato
nei trapianti cardiaci, dobbiamo porre, dico, l'indicazione ad un trapianto cardiaco solo in quei pazienti che si trovano in molto gravi condizioni cardiocircolatorie e che hanno una prognosi di sopravvivenza estremamente breve, direi di settimane o al massimo di mesi. Per me questo è un punto difficile. Quante volte abbiamo visto degli ammalati nei quali non avremmo dato la sopravvivenza superiore a qualche ora o a qualche giorno e che hanno invece sopravvissuto per dei mesi e talvolta anche degli anni. Ora, nel porre l'indicazione ad un trapianto cardiaco in un paziente, il punto più delicato per me è questo, di decidere su un paziente grave che si deve fare un trapianto cardiaco. Quindi non arrivare proprio in fine di corsa della vita, ma prenderlo forse prima. Indubbiamente, se il malato è gravissimo, il trapianto può avere un esito infelice perché sono compromessi tutti i vari organi e parenchimi, dal fegato all'apparato respiratorio, eccetera. Se il paziente non è gravissimo, può avere delle possibilità di sopravvivenza che, valutate, possono essere maggiori di quelle ottenibili con un trapianto. Non è che con questo io voglia porre un limite a questo trapianto come realizzazione. Voglio semplicemente richiamare l'attenzione del medico e del chirurgo sulla estrema delicatezza di questa decisione da prendersi su un malato nel quale noi decidiamo di dire che sicuramente non potrà sopravvivere più di qualche settimana e per il quale offriamo come alternativa il trapianto, nel quale possiamo dargli delle speranze di sopravvivenza fino allo stato attuale delle nostre conoscenze di alcuni mesi, con un rischio di mortalità operatoria del 60%. Voglio dire che un medico che debba prendere questa decisione deve porre giustamente sulla bilancia il pro e il contro nell'interesse del paziente ricevente. Ecco, ma allora questo non può provocare un altro ragionamento, quello cioè di dire, dal momento che queste tecniche operatorie si stanno mettendo ora a punto, non sarebbe il caso di prevedere in un prossimo futuro questi trapianti non più su individui che sono ormai gravissimi e in punto di morte, ma su elementi che sono già su quella china, ma che presi in tempo potrebbero subire i trapianti in condizioni ben migliori. Questo sì, quando fra alcuni anni potremo dimostrare che un trapianto cardiaco ha la possibilità di sopravvivere per anni. Ecco. Cioè ora, noi dobbiamo offrire col trapianto una prospettiva di vita di gran lunga maggiore di quella che il paziente avrebbe senza il trapianto. E tenere conto anche del rischio operatorio. Il professor Valdoni non è d'accordo. Sentiamo. È un problema delicato, indubbiamente, questo, ma è sul quale bisogna pur fermare la propria attenzione. Ecco, sentiamo il professor Valdoni. Mi dispiace di non essere d'accordo con il professor Actisdato. Io sono chirurgo e naturalmente non mi permetto di fare delle prognosi che sono di competenza del cardiologo. Io ho la fortuna di collaborare con un ottimo cardiologo. Noi abbiamo ricoverato nella mia clinica dei cardiopazienti proprio in attesa di avere a disposizione la possibilità di eseguire il trapianto. Purtroppo, come diremo dopo, altre ragioni ci hanno fatto ritardare così l'inizio di questi trapianti. Però le notizie che appaiono sulla stampa dell'individuo che viene operato e poi dopo due giorni muore, e poi un altro individuo che viene operato, e poi la notizia che uno muore dopo due mesi, tre mesi, quattro mesi, fanno sì che questi malati che vengono messi lì in attesa di essere pronti per il momento fortuito in cui arriva il datore, a un certo momento si spaventano. Si spaventano c'è e si vanno. C'è una reazione di rigetto Ebbene, psicologico. Io devo dire che di questi che se ne sono andati di loro volontà, nessuno ha vissuto più di un mese e mezzo, perché erano stati scelti con tale cura e così obiettivamente, per cui non vi è stato errore nella scelta e non avremmo sbagliato.
Professor Baldoni, lei ha già accennato un problema al quale vorremmo venire subito, cioè questi trapianti cardiaci sono stati effettuati o tentati in numerosi paesi? Questa è la domanda che si pongono naturalmente gli spettatori in questo momento. Sono stati tentati, effettuati in Sudafrica, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Israele, India, Brasile, Canada, Argentina, Giappone, Cecoslovacchia, Cile, Venezuela, Spagna, Australia, Unione Sovietica e Turchia. La domanda è in Italia. Ecco, e io ho accettato di venire oggi in televisione proprio per dare questa spiegazione, perché in fondo è una spiegazione che devo anche ai miei collaboratori, in quanto che noi siamo pronti da tempo e abbiamo a disposizione tutta un'organizzazione per eseguire questo trapianto. Ma mi sono fermato, forse anche perché non ho più la fortuna di avere i 40 o 45 o al massimo 50 anni dei colleghi che l'hanno eseguito. Ma mi sono fermato perché l'individuo ideale, datore ideale, è l'infortunato. Infortunato cioè uno che viene e va a finire sotto un'automobile e ha una grave lesione cranio-cerebrale, oppure l'infortunato che cade da un'impalcatura e che ha una grave lesione cranio-cerebrale, giovani. E questi sono i datori ideali. Se io dovessi fare un trapianto con una persona di 40, 50 anni, il quale muore per altre cause, quindi con un cuore che in cui la fibra è degenerata, eccetera, a priori farei una cosa che certamente dovrebbe essere criticata e per primo me ne rammaricherei di aver fatto una cosa simile. Questi datori, questi donatori esistono? I donatori esistono, però sono infortunati, giovani infortunati al cranio e al cervello. Questi sono i datori ideali, però la legge nostra ci proibisce di toccare questi malati, perché l'infortunato è a disposizione dell'autorità giudiziaria, quindi io non ho nessuna possibilità di intervenire, di prendere questi malati come datori in modo assoluto, e fino a che noi non avremo la nostra possibilità, come ha fatto Di Bost, di avere una modificazione di questa legge che riguarda gli infortunati, però io non mi sento di fare questi. Credo che, a proposito, Conte voglia fare una domanda. Io volevo dirle questo, professor Baldoni: d'accordo che gli infortunati siano sotto la tutela dell'autorità giudiziaria, ma esistono ad esempio dei potenziali donatori, come potrebbe essere un giovane che abbia un tumore cerebrale, che potrebbe essere usato come donatore. Quali impedimenti ci sono per questo pseudo donatore? Anzitutto un tumore cerebrale in genere si tratta di malati che sono stati operati o sottoposti a varie indagini e che arrivano in coma e sono lì da molti giorni in coma. È molto difficile che in questi individui non vi siano già delle alterazioni notevoli a carico dei visceri e in modo particolare del cuore. Sono individui in cui noi sappiamo le pulsazioni si riducono a 40 e anche meno, il cosiddetto polso cerebrale, indice di un danno notevole del cuore. E poi la possibilità di disporre di questi malati. Noi abbiamo chiesto ai nostri colleghi neurochirurgi se potevano mandarci di questi malati, ma non ce l'hanno mandati, perché veramente c'è l'opposizione delle famiglie, c'è la paura di fare qualche cosa che va contro legge, c'è la difficoltà in questi di stabilire anche il momento della morte, perché sono malati che sopravvivono qualche volta un mese, due mesi, sono malati in cui noi dobbiamo decretare il momento della morte. Io dico la verità, non mi sono sentito di prendermi questa responsabilità. E lei, professor Stefanini? Ma le dirò, io sono un po' sorpreso che in questo nostro paese, da una parte si rimproveri, perché lo diciamo pure, si rimproveri ai più grossi chirurgi di non aver fatto ancora il trapianto di cuore. Dall'altra poi non si trova nell'opinione pubblica e nella fattispecie nei familiari dei pazienti che potrebbero essere utili a questo scopo una volontà di venire incontro ad altri malati che morirebbero se non avessero un trapianto. In effetti oggi la situazione della nostra legislazione, come ha accennato il professor Baldoni, è tale per cui non si può con tutta tranquillità prendere il cuore in un soggetto morto,
morto intendendo per morte il danno cerebrale, la morte unica, la morte è la morte cerebrale. La morte cardiologica è un test della morte cerebrale, ma viene seconda in certo senso rispetto alla morte cerebrale. Tra noi dobbiamo prendere il cuore in soggetti in cui esiste un danno cerebrale irreversibile, quindi morte, nei quali artificialmente si mantiene attiva e la circolazione cardiaca e periferica e la respirazione. Questo è il problema. Ecco, ma questo concetto è condiviso ormai da tutti. Questo concetto è condiviso da tutti. Avete sentito voi, abbiamo sentito Dubost, il quale ha fatto riferimento ad una modificazione della legge a questo riguardo che c'è stata in Francia. Ma oggi le posizioni degli scienziati, dei cultori di queste materie, sono molto nette. C'è la dichiarazione di Ginevra, c'è la dichiarazione di Sydney, nelle quali sono stabiliti dei parametri in base ai quali si può con certezza fare diagnosi di danno irreversibile del cervello, ecco, anche in soggetti in cui ancora il cuore batte. Ecco, allora arrivati a questo punto cosa si può fare? Ecco, arrivati a questo punto, se già fatto da parte nostra abbastanza, direi, abbiamo avuto delle tavole rotonde su questa questione, per esempio all'Istituto di Medicina Sociale, un'altra c'è stata all'ISL, e noi abbiamo anche fatto una proposta della modifica di un articolo di legge. E cioè a dire, l'articolo 1 del regolamento del 65, che dice l'accertamento di morte deve essere effettuato con il metodo elettrocardiotanatodiagnostico, dovrebbe essere sostituito da questo: la morte deve essere accertata con il metodo elettrocardiotanatodiagnostico, ove sia necessario, oppure con il metodo elettroencefalografico e con gli esami neurologici quando esista ancora un'attività cardiaca. Basta modificare questo punto del regolamento del 65, che appunto regola l'accertamento della morte, per risolvere il problema. A questa conclusione noi siamo arrivati in questa tavola rotonda fatta all'ISLE, l'Istituto per la Documentazione degli Studi Legislativi, cui hanno partecipato medico legali, per esempio Gerin, elettroencefalografisti come Ricci, hanno partecipato neurochirurgi, hanno partecipato uomini di diritto, moralisti. E quindi tutti sono d'accordo ormai su questo principio. Ma direi che l'importante è di accertarsi che quei parametri siano effettivamente validi ai fini di determinare il danno irreversibile del cervello. Però bisognerebbe anche aggiungere che l'infortunato non debba più essere soltanto a disposizione dell'autorità giudiziaria, perché fino a che c'è questa regola io non lo posso toccare. Domani se un infortunato arriva, ha una lesione cerebrale, il cuore batte ancora, io lo adopero per un trapianto di cuore, se questo infortunio è avvenuto ad opera di un altro automobilista oppure in una rissa, eccetera, diranno: ma è morto non come conseguenza dell'infortunio, ma è morto come conseguenza del prelievo dell'organo. Certo, capito, è questo che deve essere stabilito. Certo. Sentiamo in proposito il professor Actistato per concludere. Ma la sua domanda specifica era per quali ragioni in Italia non si sono ancora eseguiti dei trapianti. Penso che le ragioni siano diverse, come giustamente hanno già precisato brillantemente il professor Valdoni e il professor Stefanini. Esistono in primo luogo delle ragioni etico-morali che da noi sono più radicate che in altri paesi. Non sarebbe facile ottenere il consenso dei parenti, anche se questo per legge non è necessaria, quando da noi è difficile, altre volte si hanno delle opposizioni anche per un semplice riscontro autoptico. Vi sono delle ragioni organizzative, indubbiamente. Alcuni cardiochirurgi può darsi che avrebbero in animo di farlo, ma mancano di un'adeguata organizzazione per il reperimento del donatore, come giustamente hanno già precisato il professor Valdoni e il professor Stefanini, e di una organizzazione per la tipizzazione sia del donatore che del ricevente. Oppure ancora mancano di una veste che consenta loro di agire liberamente, senza timori, e di trovarsi in caso di insuccesso di fronte a un giudizio sia dell'opinione pubblica che dei colleghi. Ecco, io vorrei soltanto per concludere, perché purtroppo il tempo è arrivato allo scadere, vorrei che voi rispondeste con un sì o con un no a una domanda precisa che potrebbe essere quella conclusiva. E cioè, a parte questi problemi che sono indipendenti dalla vostra volontà, cioè questioni legali, questioni di donatori, eccetera, voi, da un punto di vista clinico, chirurgico, siete pronti per questi trapianti? Professore Archistato.
Dal punto di vista organizzativo, il nostro complesso è certamente in grado di poter eseguire tecnicamente un trapianto. Professor Stefanini. Ma io penso di sì, che là si possa fare un trapianto dove ci sono delle competenze d'ordine cardiochirurgico e delle competenze d'ordine immunologico. Professor Baldoni? Esattamente da un anno. Quindi non si rimane che aspettare che qualcosa succeda. Il dibattito su questi problemi di trapianto, naturalmente, che investono tanti problemi chirurgici, legali, immunologici, potrebbe continuare a lungo e continuerà senz'altro ancora, perché siamo soltanto agli inizi di una nuova era della medicina. Gli scienziati hanno cominciato a percorrere una nuova strada, abbiamo visto che gli ostacoli sono parecchi, anche gli successi non mancheranno, ma questo è normale, è sempre stato così nella storia della ricerca scientifica. Noi profani, non addetti al lavoro, naturalmente stiamo un po' alla finestra, stiamo a guardare. Tuttavia il nostro può diventare un ruolo attivo, un ruolo di sostegno, di stimolo, di aiuto. Questo è il ruolo che nei paesi civili è riservato all'opinione pubblica. Questa trasmissione si proponeva appunto di presentarvi gli elementi di questo dibattito. Speriamo di esserci riusciti almeno in parte. Grazie a tutti, buonasera.